Andrà in onda fra qualche istante il primo numero di Camera 22, situazioni, tipi e personaggi presentati da Raffaele Pisu. A parlarvi brevemente del nuovo programma abbiamo invitato Luigi Silori. Beh, io tanto per non perdere l'abitudine, per sentirmi un po' a mio agio, ho qui un libro, lo sto sfogliando disperatamente, ma non trovo lumi, non trovo ispirazione per spiegare che cos'è questo Camera 22. È un titolo un po' ambiguo. Cos'è questa camera? Ma camera nel senso di stanza, di luogo dove ci si incontra, dove ci si scambiano delle impressioni. Oppure telecamera. Potrebbe essere anche date le circostanze. E poi quel numero, 22. Che cos'è 22? L'ora in cui va in onda lo spettacolo? Il diaframma dell'obiettivo? Il numero dei presunti telespettatori? Manzoni aveva 25 lettori, può darsi che qui siano 22. E di solito gli autori di riviste sono ottimisti. Chi lo sa, non lo so. Poi dovrei parlare di Raffaele Pisu, ma un personaggio che io non conosco se non pochissimo e per il quale ho anche una certa diffidenza, sì, perché alcuni anni fa Pisu fece una mia imitazione. Io allora facevo Uomini e Libri, lui fece Uomini e Litri, che era carina, sì, una cosa non male, di gusto un po' discutibile, insomma non mi va di parlare di Raffaele Pisu. E allora lo risolviamo, questo dilemma, con un'intervista. Facciamo parlare di Raffaele Pisu un personaggio che gli è legato, se non altro, da vincoli familiari. Cioè il fratello, l'attore Mario Pisu, l'attore di prosa Mario Pisu. Pisu vuole parlare un po' di suo fratello? Io non me la sento. Io soprattutto devo ringraziare coloro che mi hanno dato la possibilità di rivolgermi al pubblico della rivista. Si figuri, anch'io faccio questo ringraziamento, per me è una novità assoluta. Perché lei sa che il pubblico della rivista è molto più numeroso, a quanto si dice, del pubblico della prosa. Delle trasmissioni culturali anche. Ecco, credo. Lei sa che io sono un attore di prosa. Sì, l'ho già detto. Io sono Mario Pisu. Mario, esatto. Ci tengo a sottolinearlo. Lui Mario è Raffaele. E lui è Raffaele. Lui fa le imitazioni. Anche. Io le imitazioni non le so fare. Magari avessi saputo farle, forse avrei fatto più carriera. Non lo so. Ad ogni modo, Raffaele quando cominciò a recitare, diciamo così, se si può chiamare recitare il genere che lui fa, sì, ebbe da me un consiglio. Che lei era più, io avevo cominciato più grande. Prima, sì, io sono il maggiore. Maggiore come grado militare, no? Come, no, come età. No, maggiore d'età. Più vecchio, insomma, via, diciamo. Più vecchio, è brutta la parola, ma diciamo. Meno giovane. Meno giovane. Io gli dissi, perché non ti cambi nome? Come nome? Cognome? Sì, cognome lo stesso. No, Raffaele andava bene, era Pisu, non andava bene. Sì, non andava bene Pisu perché ci avrebbero confuso, no? Sì, sì, sì. Certo, sì. Momento, se uno dei due non diventava talmente celebre, ci avrebbero confuso. Certo. Se uno rimaneva molto in alto e l'altro molto in basso, c'era poi il bravo e quell'altro. Lei pensava subito al peggio. Al peggio per forza, bisogna sempre pensare al peggio per poi trovarsi bene dopo. Okay. Lui non seguì questo consiglio, difatti a un certo momento il pubblico ci confondeva. Mi ricordo che lui cominciò alla radio, sì, faceva il soldato Zaccaria. Soldato. Questo? Io non me lo ricordo questo. Ah, non l'ho mai seguito molto a fondo. Ricordo un po' io. Era un soldato, un attendente mi pare. Mi pare che fosse bolognese. Parlava così. Non era imitazione, faceva un tipo, insomma. Sì. E abbiamo molto successo. Io in quel periodo facevo il padre nei sei personaggi in cerca d'autore. Il pubblico ci confondeva. Pretendeva che avesse detto la famosa battuta, per esempio, non so, che dice: noi crediamo di essere uno, invece. Noi crediamo di essere uno, invece. Non era possibile. Raffaele, cambiati nome. Cognome. Raffaele, cambiati cognome, niente. Non se l'è voluto cambiare. Io poi ne so, ho fatto delle cose importanti. Impegnative, io mi ricordo. Io mi ricordo, se non vado errato, non ho una grande memoria, lei ha fatto, se non erro, i Camaleonti di Federico Zarco. Barras. Faceva Barras. Ecco. L'ho visto. È piaciuto? Bellissimo. Bello, proprio bello, senza riserve. Beh. Poi ho fatto Giulietta degli Spiriti con Federico Fellini. Questo non l'ho visto. Ho fatto male. Un film che lei dovrebbe vedere. Vabbè, lo vedrò. Sono film importanti, la prego, lo vedo. Faccia per me. Raffaele, ma cerca di fare delle cose un po' più elevate, un po' più nobili. Io lo so che in questa trasmissione tu farai le solite cose che sei abituato a fare. Io... Le imitazioni. Le imitazioni già le immagino. Scadenti. Scadenti, sì. Tu farai le solite... Ti vestirai da donna. Si dovrebbe vergognare. Ma... Senti...
Senti, te lo dicono tutti e te lo dico anch'io. Non vuoi fare film d'arte? Vabbè, quelli li faccio io, lasciali fare a me. Ma cerca di nobilitarti, cambiati nome, cognome. Ma insomma, fallo per me, fallo per noi, fallo per le tue figlie. Almeno, no, Raffaele? Raffaele, io ti devo parlare. Raffaele, senta. Mi dica. Lei mi deve far parlare con Raffaele. No, no, io... Guarda, non è possibile, non è possibile. Come non è possibile? Io devo parlare con Raffaele. No, guardi, lei mi deve far parlare con Raffaele. Non è possibile, andiamo in onda. Allora perché io sono venuto qui? Un'altra volta.